Genoa, Shevchenko rescinde, prossimo CT della Polonia. La Federcalcio polacca avrebbe scelto l'ex tecnico del Genoa, Andrii Shevchenko, per la nazionale. In queste ore starebbe trattando la rescissione coi rossoblù, a cui è legato da un contratto fino al 30 giugno 2024 da 2,5 milioni a stagione. Regina, altro allenatore, via Toscano. La Regina cambia nuovamente allenatore. Dopo la sconfitta di ieri a Monza, la società ha esonerato il tecnico Mimmo Toscano, subentrato ad Alfredo Aglietti nel dicembre scorso. Regina 1914 è scritto in una nota sul sito della società, comunica di aver sollevato il tecnico Mimmo Toscano dall'incarico di allenatore della prima squadra. A mister Toscano e al suo staff, il ringraziamento del club per la professionalità dimostrata e gli sforzi profusi. Il nome del nuovo tecnico amaranto verrà annunciato nelle prossime ore. Spezia, maggiore verso il rinnovo. Giulio Maggiore, capitano dello Spezia, è un giocatore che si sta facendo notare in questo campionato e ha diversi ammiratori. Non ultimo il Bologna, che è arrivato a offrire 7 milioni di euro. Tuttavia il club ligure, che per tutto il 2022 ha il mercato bloccato, ci sta pensando due volte prima di privarsi di pedine importanti. Bologna, MBAYE piace in Ligue 1. Ibrahim Mbaye è ormai fuori dai piani del Bologna di Mihajlovic dopo le ottime prestazioni in Coppa d'Africa, piace al Saint Etienne. A riferirlo è il resto del Carlino. Milan, Maldini, agli sgoccioli per il rinnovo di THEO. Con Tio Hernandez siamo vicini al rinnovo, siamo agli sgoccioli. Ci incontreremo con il suo agente nei prossimi giorni, ma siamo d'accordo. Lo ha detto il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini ai microfoni di DAZN nel prepartita di Milan-Juventus. SKOV Olsen e DI Lunga KS, sirene dal Belgio. Dix e Skov Olsen sono in uscita dal Bologna. Lo ha fatto capire Sinisa Mihajlovic e per entrambi i giocatori i primi interessamenti sono arrivati da squadre del campionato belga. Sul danese c'è il Bruges, mentre sul terzino sinistro è lo Standard Liegi a essere interessato. Aston Villa, Gerrard vuole Bentancourt. Dall'Inghilterra la Juventus ha registrato l'interesse dell'Aston Villa per Rodrigo Bentancourt. L'allenatore Steven Gerrard ha chiesto alla società di fare un sondaggio sull'eventuale richiesta per il centrocampista uruguaiano, ma i bianconeri non accetteranno una proposta di prestito secco. La valutazione si aggira sui 20 milioni di euro. Milan, martedì LA firma di Lazetic. Dovrebbe essere martedì la giornata di Marco Lazetic al Milan. Il giovane attaccante serbo della Stella Rossa firmerà un contratto fino al 2027. Operazione da 4/5 milioni di euro. Lo riferisce tutto Mercato Web. Inter, proposto Angelino. José Ángeles Moris Tassende, meglio noto come Angelino. È questo il nome dell'ultimo laterale proposto all'Inter, a caccia di un valido vice Perisic in questa finestra di mercato. Classe 1997, lo spagnolo è uno dei titolarissimi dell'Lipsia, col quale è sotto contratto fino al 2025. Molto abile in fase di spinta, l'ex Manchester City ha un grande problema, il costo. Napoli, Spalletti, Mertens, presidente attento, chi vorrà restare? Il futuro di Mertens, noi abbiamo un presidente molto attento, negli anni ha fatto vedere di creare sempre squadre forti. Dovrà rivedere i contratti, passerà molto da lì. Se un giocatore vuole rimanere dovrà stare a quanto chiede la società. Così il tecnico del Napoli Luciano Spalletti a DAZN sul futuro dell'attaccante belga.
Dallinghilterra, Eriksen vicino alla firma di 6 mesi col Brentford. Christian Eriksen è vicinissimo alla firma di un contratto di 6 mesi con il Brentford. Lo riferisce Sky Sports News. Il centrocampista danese, che ha rescisso il contratto con l'Inter vista l'impossibilità di giocare in Italia con il defibrillatore cardiaco, è pronto dunque a tornare in campo in Premier League a 7 mesi di distanza dal malore accusato lo scorso 12 giugno durante la sfida di Euro 2020 tra la sua Danimarca e la Finlandia. Fiorentina, Barone, da VLAHOVIC vogliamo chiarezza. Non abbiamo ricevuto offerte per il momento, ma siamo aperti a tutto. Vogliamo chiarezza da parte sua, dal giocatore come dal suo entourage. Così il DG della Fiorentina, Gio Barone, a Sky Sports Dusan Vlahovic. La Fiorentina ha un futuro, non solo la partita di oggi, ma quello di un gruppo, di una tifoseria, una città. Noi ci dobbiamo concentrare anche su questi aspetti. Mercato chiuso? No, siamo sempre attenti, come tutti. Abbiamo un'area scouting importante che segue tutto. Io e Prade siamo attenti ai movimenti, in Italia e in Europa. Vediamo quel che può succedere da qui alla fine del mese, ha aggiunto. Roma, Reynolds in prestito al KORTRI Lunga K. Ora è ufficiale, la Roma ha ceduto Brian Reynolds in prestito ai belgi del KV Kortrijk. Guardiola, nel 2023 LOLANDA tornerà alla carica. Un giorno Pep Guardiola vorrebbe allenare una nazionale, lo ha detto lui stesso, e la federazione olandese spera che questo giorno arrivi presto. Dopo averci già provato in passato, stando a quanto riporta il Daily Mirror, alla fine del contratto del tecnico spagnolo con il Manchester City, nel 2023, tenteranno nuovamente di convincere l'ex Barcellona a guidare la nazionale Orange. Fiorentina, è fatta per SECK. La Fiorentina sta per chiudere un arrivo in prospettiva. Come riporta Sky Sport, il club viola sarebbe infatti a un passo dall'acquisto di Hassan Sek, esterno offensivo senegalese classe 2004 del Pisa. L'operazione dovrebbe chiudersi in prestito con diritto di riscatto. Sek sarà aggregato alla primavera di Alberto Aquilani, ma non è escluso che possa essere valutato anche per la prima squadra. Milan, Gavia vicino al rinnovo. Il Milan continua a sondare il mercato alla ricerca del difensore giusto, ma intanto pensa ai rinnovi. Secondo quanto riporta Sky Sport, i rossoneri, che hanno dialoghi ben avviati con Tio Hernandez, Ismael Bennacer e Rafael Leao, sarebbero vicinissimi a prolungare con Matteo Gabbia, che firmerebbe un quadriennale fino al 2026 con un adeguamento dell'ingaggio che permetterebbe al giocatore di guadagnare più di un milione di euro bonus inclusi. Lazio, Sarri, rinnovo. Lo Tito ha avuto altri problemi. Dopo la gara con l'Atalanta, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato a Sky Sport del suo rapporto con la società e di futuro, le società sono fatte di persone e questa è una con la quale mi trovo bene, da cuochi ai fisioterapisti. Mi sento a casa e a mio agio. Lo Tito non mi ha mai chiesto niente dal punto di vista tattico. Mai sentito parlare di un giocatore. Il rinnovo del contratto, il presidente nell'ultimo mese ha avuto diversi problemi da sbrigare che erano più importanti,